Io per l'Istria non voglio parlare perché in Istria la maggioranza italiana era talmente forte che un abitante di Pirano, di Parenzo, di Rovigno, questi problemi di cui le sto parlando sostanzialmente li ignorava. Per loro quello che è successo dopo nel 1945 è stato veramente un terremoto, la fine del mondo, perché noi, è chiaro, quando l'Italia ha cominciato a perdere nel 1943 ci siamo subito detti, qua un'isola, un'enclave italiana sulla costa dalmata, buonanotte sonatori, siamo fuori. Basta, per noi è finita. I fiumani anche, che avevano avuto tante difficoltà nel 19-20 con D'Annunzio, entrare in... ma le devo dire che gli istriani, quelli di Pola, di Parenzo, di Rovigno, essendo terre abitate al 70-80% dagli italiani, non solo la città come Zara, che Zara era un enclave, era la città, il centro storico abitato dagli italiani dall'epoca di Venezia, dall'epoca antica, ma intorno alla campagna non era italiana. Quindi noi non ci facevamo illusioni eccessive, anche se il governo italiano insisteva, guardate che questi sono tutti italiani, infatti 22.000 abitanti siamo venuti via in 20.000, quindi è più di così. Lei ha visto le fotografie che le ho fatto vedere, delle feste da noi, le bandiere, i tricolori, eccetera. Ma in Istria per loro era inconcepibile, perché la linea Wilson nel 19 li aveva rispettati. Anche le proposte inglesi, americane, rispettavano la loro italianità, davano quasi tutta l'Istria all'Italia. Quindi per gli istriani, quando nel 1945 furono occupati, poi nel 1947 il trattato di pace gli staccò dall'Italia, fu un trauma spaventoso, perché noi ce lo aspettavamo, loro poveretti no, che loro veramente non sapevano una parola, né di croato né di sloveno, in linea di massima, non sapevano una parola. Anch'io non la sapevo, ma mio papà e mia mamma sì, quelli più anziani che avevano rapporti. Era mescolato, era una cosa molto... ancora quando andavo con mio papà negli anni 80 in Dalmazia, Zara, lui parlava con le persone del luogo, differentemente in italiano e in croato, passavano il dialetto così, come niente, e da vecchi, con l'acqua vite davanti, la grappa. E mio papà, che pure era un ufficiale in pensione, era un generale in pensione, chiacchierava con questi pescatori, con questi contadini, con grande dimestichezza, con grande familiarità, perché questo era anche un modo, lei vede anche Missoni come quando fa le sue... Che Missoni fa così, parla un pessimo dialetto croato, spaventoso, praticamente incomprensibile, Zagabria, e il nostro dialetto veneto. Ed è così, sempre alla mano, e dopo alla fine finisce che giocano a morra, che a morra si gioca in italiano. 3, 4, 2, si gioca alla morra, si gioca, anche i croati giocano in italiano. E poi tutte le espressioni marinari, issa, molla, randa, sono tutte italiane. Che era la lingua franca, quindi quando si buttavano per gli approdi, alle vite, le cose, sempre così. Issa, molla, alza, ala, ala, alare, alale. E quindi tutte le sue espressioni. E poi il mare, il maestrale, il maestralon, il fortunale. Fortunale, anche in croato si dice fortunale, sarebbe il temporale. Che se è fortunale, o scontradura, che se è scontradura, scontradura è quando le nuvole dal scirocco e dalla tramontana e da Bora si incontrano, allora fa scontradura, che si dice molto bene l'espressione, cioè viene giù un gran casino perché viene giù un temporalaccio, infatti.